Eurweb TV5 News del 13 dicembre 2013. Benvenuti alle news di Eurweb TV5 ETG. Ecco i titoli. Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico. Nelson Mandela, cerimonie funebri. Vaticano, delegazione di Papa Francesco. Spazio libri, a mani nude. Andiamo in dettaglio. Ricordiamo l'elezione di Matteo Renzi avvenuta il 9 dicembre a nuovo segretario del Partito Democratico, sconfiggendo Gianni Cuperlo e Giuseppe Civati. Alle urne quasi 3 milioni di elettori, più del 67%, le schede scrutinate che hanno dato la vittoria a Matteo Renzi. Nel suo primo discorso da segretario, Matteo Renzi ha specificato che ai teorici dell'inciucio oggi diciamo che con il voto delle primarie vi è andata male. Il bipolarismo è salvo. Se milioni di italiani sono andati a votare, ci dobbiamo mettere in testa che non c'è più alibi per nessuno ed ora tocca a una nuova generazione, amici. Noi non escluderemo coloro che hanno più esperienza, ma tocca a noi che siamo cresciuti in un mondo in cui le istituzioni internazionali non ci sono. Siamo cresciuti in un mondo orfano di politica, eppure ci siamo resi conto che tocca a noi perché abbiamo conosciuto l'euro e non l'Europa. Aggiungo che questa non è la fine della sinistra, ma è la fine del gruppo dirigente della sinistra. Stiamo cambiando giocatori che adesso hanno bisogno di essere sostituiti. Non voglio essere ingeneroso nei confronti di quelli che ci hanno preceduti, ma ora tocca a noi. Si può essere riformisti e ciò nonostante non essere noiosi, ha spiegato il sindaco di Firenze, che ha concluso il suo lunghissimo ed incisivo discorso dicendo: a noi il compito di giocare in grande e di dare fiducia all'Italia. Il meglio deve ancora venire. Da domani ci divertiamo insieme. Le note della canzone di Jovanotti hanno accompagnato il discorso alla conclusione. Martedì 10 dicembre a Soweto c'è stata la cerimonia di omaggio ufficiale e il funerale di Stato alla presenza di decine di migliaia di persone e di più di 90 capi di Stato e di governo di tutto il mondo al Soccer City Stadium. La cerimonia è stata trasmessa in diretta su maxi schermi piazzati in diversi punti del paese. Mercoledì 11 dicembre a Pretoria la salma di Mandela è stata esposta all'Union Building, sede del governo. Il corteo funebre ha sfilato nelle strade della capitale. Giovedì 12 dicembre a Pretoria la salma ha sfilato nelle strade della capitale e poi è stata esposta nella sede del governo. Sua Santità Papa Francesco ha inviato la rappresentanza della Santa Sede nella sua tradizionale discrezione ed umiltà francescana, onorando così Nelson Mandela, apostolo della pace. Per Spazio Libri segnaliamo l'uscita del libro A mani nude di Adriano Spaziani, David e Matthaus Edizioni Letterarie, che è, come afferma l'autore, il racconto senza timore né troppa inibizione della mia vita. Così scrive l'autore Adriano Spaziani. Nella silloge viene presentata in forma di versi il dubbio, la rabbia, la sofferenza, ma anche l'emozione, il pianto, la rivincita in amore. È un ricordo tra ricordi, il viaggio fra le piccole e le grandi tenerezze della esistenza quotidiana. A mani nude segna l'esordio letterario di un poeta in cammino alla scoperta della propria identità. Così è nella prefazione di Michela Zanarella. Il libro è in vendita nelle Feltrinelli e su ordinazione nelle migliori librerie italiane e in tutti i digital store online. Da Eurweb TV5 ETG, Giuseppe Lorin.